Patrizio Pacifico, finalmente ci siamo, sono arrivate le Final Six. Come siete preparati a questo evento, forse unico nella storia della Flavioni, almeno per questi ultimi anni? Sì, esatto. Hanno avuto nel trascorso un playoff, una prima fase di playoff che noi abbiamo già superato qualche stagione fa. Ci siamo preparati, io direi, nel migliore dei modi. La stagione è stata impegnativa, già durante la stagione abbiamo avuto modo di poter fare molte sedute di allenamento, quindi il gioco già ci piaceva e abbiamo messo dentro qualcosa in più dal punto di vista atletico, ma focalizzato proprio all'impegno specifico, perché 5 gare in 3 giorni sono veramente tante. Noi siamo pronti e vedremo un po' le altre compagini. Ecco, proprio riguardo le altre compagini, immagino le avrà studiate giorno e notte. Confermiamo che Brescia e Pressannone hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Le altre 4 si giocano al terzo posto? Ma forse io ti direi Bressanone adesso buono, Brescia dovremmo stare lì, e così come le altre. Sicuramente quello che noi tra virgolette manca, ma adesso non è nemmeno tanto più vero, è un po' d'esperienza di queste partite, anche se nell'ultimo anno ne abbiamo disputate un po' di gare dentro o fuori, sia in campionato che in Coppa Interamnia. Quindi sì, l'esperienza un pochino ci manca, ma penso che dopo Dossobuono saremo un po' tutti lì, saranno belle partite, saranno belle sfide. Quanto ci dà il fatto di giocare 5 partite in 3 giorni? Vincerà la squadra che avrà la panchina più lunga? Ma se che vincerà la squadra che ha la panchina più lunga o la tenuta migliore non lo so. Sicuramente chi non ha tenuta non riesce a finire le 5 gare come avevano intenzione di giocare, perché 5 gare sono veramente tante, i tempi sono regolamentari. Le partite tra una e l'altra durante il giorno al massimo c'hai 6 ore di recupero, quindi praticamente 4 ore, perché 2 ore giochi e l'altra 4 aspetti l'altra partita. Veramente chi non avrà panchine, non ha pensato al punto di vista atletico, è probabile che dopo il terzo match abbia un crollo buono per noi.